Ciao ragazzi, bentornati. Ciao amici. Mercoledì, Jojo Day, episodio 321. Siamo rimasti al Death 13, che è stato sconfitto il piccolo bambino lì, schifosissimo. Giusto, maledetto. Che ha dovuto mangiare la sua merda, ti ricordi? Sì, che ridere. Come ci ho goduto. E adesso andiamo avanti. Mi raccomando ragazzuoli, poi diteci la vostra sull'episodio. Niente spoiler, per favore, molto importante. Molto importante, ok. Iscrivetevi, se non siete ancora iscritti. Esatto. E partiamo, vamos. Siamo già al 21, cavolo, siamo avanti. Io voglio Dio Brando, dov'è Dio Brando? Lascia, vediamo. Ah, okay. Facciamo un recap. Vabbè. Ah, giusto. Ma l'abbiamo già visto chi è? Non mi pare, no. Mi sa che questa è la fine della scorsa puntata. Ok. Bello, bene che ci hanno fatto il recap, vediamo. Sì, effettivamente non mi ricordavo. Abdul! È morto in India, Abdul? No. No, ma è morto, non penso che sia lui. Però ci spero sempre. Magician Sureddo! Episodio 21, il giudizio parte prima. Bro! Ma sembrava Abdul, però bianco, coi capelli bianchi. What the fuck? È Abdul bianco! Sì, è inutile che scappi, cioè ti prendono, non è che... Michael è freddo. Ma bro, è Abdul da vecchio! O magari è il padre di Abdul, no? Oddio, sono troppo curioso. È lui. Masaka. Ah, vedi? Tac, la Kari l'ha visto subito. Ma sono identici. Scusate raga, ma io devo capire, ma cos'è qua? Come funziona il cappello di Jojo? Sai che non me ne ero mai accorta. Come cazzo si chiama? Jotaro? Jotaro. È vero. Come cazzo funziona? Cioè dove finisce? Ma sono le bizzarre avventure di Jojo. È un tutt'uno con la sua testa. Sì, vai. Bel pensiero questo di Joseph. Sì. No, sembra che abbia capito, dai. Che ha sbagliato. Sì. Boh, vedendo come è cresciuto Abdul, che è un ragazzo molto educato, anche lui molto profondo e puro e tutto, secondo me il padre ragiona nello stesso modo di Abdul e lo perdonerà. Sono penso. D'accordo, sì. Secondo me. Una lampada del genio. Era il giudizio il titolo, no? Sì. Non strofinare la lampada, zio. Cosa vuoi che succeda? Adesso esce Will Smith. E perché? Scusa, se esistono gli stand, non possono esistere le lampade magiche. What the fuck? Dio. Fai rinascere Abdul. Resuscitare Abdul. Dai, vai. Così il cameo è forte. Pazzesco. Però non vedo il proprietario. Sarà il papà di Coso, il proprietario magari. Yogaro, kanaeyo. Che cazzo succede? Magari è lo stand del papà di Abdul. Però gli ha dato i soldi o no? Vediamo un po'. Ma scusa, però è rincoglionito. Doveva avvisare Joster e buttare
tutta la lampada. Ma sei deficiente, Dio santo. Ma non ce la fa, ma Dio, ma mamma mia. Che coglionito. Wow. Tesoro. Wow. Che figata. Vorrei trovare anche un tesoro. Madonna, alla One Piece. È un vero mago, un vero genio. Vai, ora pensa bene. Secondo me è talmente rinquinito che spreca i tre desideri. Non farà mai un desiderio. Vediamo. Dai, speriamo di no. Boh, capisco che sia confuso perché è amichevole questo qua. Cioè, a meno che dopo i tre desideri non succeda qualcosa, tipo che si prenda la sua anima, ste cagate qua, non so. O il suo stand, no, magari. No, ci sta essere sospetto e non andare diretti. Ok, voglio questo, questo e quest'altro, perché comunque stanno affrontando un viaggio in cui hanno incontrato molti nemici, in cui comunque molti, appunto, inaspettati, diciamo così. Quindi ci sta. Però non esagerare, non andare di corsa nel tipo cosa stai facendo qua? Non che questo qua poi ti dice questo è il tuo desiderio, allora te lo esaudisco e sì. Cioè capisci, sprecarli così. Stai calmo, è mega agitato Pornhub come personaggio, subito sta ansia. Sì, sì, vai. Ecco appunto. Detto che avrei fatto. Io non c'ho parole. Ma ne hai parlato prima di Abdul. Sua sorella non può far rivivere sua sorella anche. Boh, forse non si può far rivivere le persone. Cosa c'è? Eccoci. Bravo. Cosa? Oddio, sono stupito anch'io. Però ci deve essere un prezzo da pagare altissimo. Ah, questo è quello di Pamela, ok. Secondo me c'è uno scambio, cioè, molto importante per una cosa del genere. Può essere. Ma non può essere, cioè, non può essere. Ma scusa, può essere il genio della lampada, semplicemente? Vabbè che è Giorgio, è vero. Ma cazzo, ma va contro le leggi della dell'universo, cioè, contro la morte proprio. Vai. È bizzarra avventura di Giorgio. Dragon Ball resuscitano 50 volte, scusami. Sì, sì, sì. Però io rivoglio Abdul. Anch'io. Masaka. C'è qualcosa che non va. Beh, se è uno stand, potrebbe essere tutta un'illusione. Vediamo. Cosa, i desideri? Sì. E anche secondo me. Adesso lo mangia. Affamata. Hai ragione. Oddio. Che è diventato?
diventata un zombie, se non peggio. Questa è la conseguenza di riportare in vita ragione. Le persone, quindi. Avevi ragione. Dio, ma dove sono gli altri? Nanda, monku ga aru no ka? Ore wa omae no negai o kikireta. Hai già espresso? Ok, devi accettare che non può tornare indietro. Hai già espresso, scusa, mica ha chiesto Abdul. Sì. Ecco. Ok. Lucky Land. Dando forma alla terra. What the fuck? Quindi è finta lei, non è lei. Cioè sì. Sarebbe la terra. Oh mio Dio, che roba. Porca miseria, no. Come tornerà Abdul, porca miseria? No! No! Ah! Andiamo subito alla prossima. Ragazzi, un bel like. Assurda sta roba comunque, sì. Che... Più che altro, cioè da quello che ho capito, vediamo se ho capito bene. Lui fa esaudire i tuoi desideri secondo quello che tu ti immagini. Cioè, lui ad esempio voleva diventare ricco. La sua idea di diventare ricco era quella di trovare un tesoro. Ok. Lui voleva... Però non capisco se è corretto questo ragionamento. Come puoi riavere in vita tua sorella, ma te la immagini così? Cioè, probabilmente perché lui non credeva fosse possibile e quindi ha pensato, vabbè, tornerà tipo zombie. Come uno zombie. Può essere. Ragazzi, scriveteci nei commenti la vostra. Senza e spoiler. Mi raccomando, no spoiler, che voi amanti Giorgio siete maestri dello spoiler, una roba incredibile. No dai, non tutti, ci sono dei bravi ragazzi. E no, dopo che vi abbiamo fatto presente non avete più scritto niente, vero? Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, mi raccomando, che a noi ci aiutate tantissimo e noi ci vediamo al prossimo video.